sull'isola di Vulcano nella zona del Piano. Vulcano è una delle 7 isole eolie. La più vocata per la viticoltura è sempre stata storicamente Salina. Successivamente noi intorno all'inizio degli anni 2000 abbiamo impiantato anche in quest'isola, che dava la possibilità di estensioni più maggiori, senza la parcellizzazione dei piccoli terreni come avviene in altre isole. La viticoltura comunque ha origini molto antiche qui nell'isola. Tale Stevenson, che era un inglese che arrivò intorno all'inizio degli anni 1800, impiantò dei vitigni. Successivamente però, a seguito dell'eruzione del vulcano, fu abbandonato tutto e lui fuggì sul suo bottello. Oggi l'estensione complessiva dei vigneti coltivati è di circa 20 ettari ed è ripartita tra tre aziende appunto locali. Abbiamo optato per vitigni a bacche rosse, e nella fattispecie Alicante, Nocera e Nero d'Avola. Sembra sabbia, ma non lo è, perché vedete, questa qua è tufo, proprio si spacca. Sono zolle. Adesso è così morbida proprio perché è stato lavorato il terreno. E quando invece piove, anche se non penso ci sono grandi precipitazioni? Non ci sono grandi piogge. La pioggia è un problema, fortunatamente, che non, anche la mancanza di acqua non ce l'abbiamo, perché l'umidità che crea le maggiori difficoltà nella coltivazione del terreno, perché causa l'oidio, è quello che fa sopravvivere l'uva e la pianta soprattutto, a causa dell'escursione termica che c'è fra il giorno e la notte, perché durante il giorno arriviamo a temperature intorno ai 30 gradi, mentre qui la sera arriviamo intorno agli 8 gradi con molto umido. Siamo a Vulcano, il regno di Efesto. Efesto era, diciamo così, il fabbro degli dèi, quello che forgiava le armi nella sua fucina, perché gli antichi identificavano in questi fenomeni naturali dei luoghi di lavorazione del ferro. Nella nostra cultura classica è significativo il ruolo che ha avuto Vulcano nel costruire, nel forgiare lo scudo di Achille, uno scudo molto prezioso, molto particolare, fatto di materiali preziosi come l'oro, l'argento, il rame, dove Vulcano riproduce un vigneto. Questo è molto importante, lo riproduce nelle sue caratteristiche strutturali, nel fatto di essere circondato da muri come era una volta, dal fatto che questo vigneto era collocato su una collina. A questo vigneto poi portavano due strade. Cioè, veramente è curioso come un'arma di guerra in fondo riproduca la pace, la serenità e l'equilibrio di un vigneto.